invece presenteremo i cavalli privati, delle fide e mezze fide. Siamo qui per iniziare con Giulia, che è la proprietaria di Caramella e di un altro cavallo che vedremo dopo. Le lascio la parola. Allora, lei è Caramellina, ha 10 anni, è stata la mia prima ponetta, però è rimasta con me. E niente, è una saura e per ora deve ricominciare col lavoro, è sotto l'occhio del veterinario, diciamo. E niente, è un po' bellina, è una brava cavallina, appena riprenderà il lavoro penso che tornerà con i bambini. Quando la montavi, che cosa facevate? Salto Siamo stacco? arrivate alle 90, abbiamo fatto i regionali quando ero più piccola, ho fatto fare tante belle gare, dai. Tante belle gare. Una brava cavallina. Che bella che è, la facciamo vedere meglio? Ciao, caramelle. Wow, Muscoliche, bellissima, mamma mia, bellissima. muscolosissima. Lei è bella. Sì, è un carro armato, bella. Salamin. A posto. A posto, Ok, invece qua siamo nella casetta di Anghero. Sì, che purtroppo lui non si affaccia perché sta mangiando. Anch'io. E lui è un posambo spagnolo, ha 15 anni ed è con noi da 2 annetti. Facciamo dressage e ha partecipato anche allo shooting della mattina. E niente, ci stiamo lavorando. Tra poco iniziamo a fare anche qualche altra gara un po' più impegnativa. Sì, molto più bello, però oggi L'ultima gara l'hai fatta a Marsala, giusto? No, l'ultima l'ho fatta a Villa E hai Pensolini. vinto. Sì, ah, Ottimo. Diciamolo quando... cavoli. diciamo, abbiamo vinto. Bravissimi, complimenti. Grazie. In casa ha fatto fino alle 140, in gara fino alle 115, con lei ci sto facendo alle 80, infatti oggi non andiamo in gara. E niente, le piacciono le mele, le carote, Dici, dici Rita, vieni. Il groom l'ho visto di là, No, l'altro groom. Lamin non lo so, prende i cavalli dalla giostra. Ok, comunque bellissima. Vabbè, raccontaci qualcos'altro di lei, da quanto la monti. Io la monto da un anno a marzo non so cosa dire. Ora ti faccio un primo piano così ti metto Dai, ancora più in no. difficoltà. Non gli piacciono molto le persone, come si può notare dalla sua Ok, fa anche la pipì, come potete vedere. Ovviamente la Progetti per il futuro? è prenderla, Ah! completamente. Perfetto. Vuoi salutare? Ciao a tutti. Vuoi salutare la tua famiglia, i genitori? No, una cosa molto importante è la fidanzatina di Lops. Esatto. Grazie, ma sto cercando. Hanno avuto un incontro ravvicinato in van e da quel momento in poi Amore a prima vista. si chiamano, si cercano. Guarda che bella coda che gli hai fatto. Aspetta, zoom sulla coda. Valentina. Puoi andare dietro, non fa niente. Voilà. Che bella cavalla. Vale. Cucciolina. Ciao piccola. Ciao piccola. Ciao piccola. Traumatizzati. Cavalla di 19 anni quest'anno e lui ne ha 15 praticamente. È un temperamento abbastanza vivace, fa stare abbastanza sulle spine perché bisogna stare sempre attenti. Comunque è dolce, molto affettuoso, è nato nelle mie braccia, per cui è come se fosse un pezzo di famiglia. Tutto qui. Ciao! Grazie. Allora, lei è Annabelle, ha 3 anni, l'ha fatta in novembre, quindi è culede.
Diciamo che è una puledra abbastanza calma, anche se ha sempre i suoi, diciamo, momenti da puledra, quindi è un po' allegra certe volte. Ancora non abbiamo messo la sella, quindi ancora non è il lavoro, però presto penso lo faremo. E lei è la figlia di Taylor, giusto? La figlia di Taylor, sì. Okay. Che è carina, è veramente carinissima. Ed è la cavalla che monto solitamente ed è la madre della puledra che vi ho fatto vedere. Ed è, come potete vedere, molto calma, tranquilla, anche in box. In campo è molto in avanti, però è sempre, diciamo, bravissima e risponde bene a tutti i comandi, diciamo, del cavaliere in questo caso, della madre in questo caso. Esatto. E niente, presto. E ci fai salto ostacoli, giusto? Sì. Ma... Ok, perfetto, così vuoi un po' di spazio per passare. Ok, abbiamo qui Eklard e la sua proprietaria Anita. Allora, Eklard è un castrone del 2010, ha 12 anni ed è un sale italiano. È in questo maneggio da quasi sempre, i suoi due proprietari precedenti sono anche in questo maneggio. Ha fatto fino alle 125 e con me alle 90 e alle 100. È un po' fifone, però so che mi insegnerà tanto e spero andremo avanti. A 16 anni e ci faccio salto ad ostacoli e è un gran giocherellone, un coccolone anche, mi piace molto. E la sua particolarità è che è molto buono, affettuoso e si fa fare il coccolo da tutti. E che abbiamo fatto già il nostro primo anno anche assieme. E da quando me l'hanno regalato non posso altro che dire grazie di averlo, all'insegna di poter imparare di più anche con lui. Siamo qui adesso invece con Luna, Aurora e Loredana, che sono le due ragazze che ce l'hanno in mezza vita. Allora, lei è Luna, appunto, è una sella italiana, ha 20 anni e con lei facciamo salto. Io in gara ho fatto le 70 e in casa ho fatto qualcosa di più. Io ho fatto le 80. È un po' fredda, come cavalla è un po' pigra, ma è molto dolce, gentile, comunque ci ascolta, è brava a saltare, spero la teniamo per molto tempo. E vi trovate bene con lei? Sì, 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 moltissimo. Obiettivi per il futuro? Arrivare a saltare molto più alto. Sì. Solo a casa, prendere il brevetto, migliorare l'assetto e tutto. Certo. Grazie. Se vogliamo far vedere un po' meglio il cavallo, prego. Istruttore Gian Paolo. Salve, salve, piacere a tutti. Che ci presenterà appunto la sua prima cavalla, immagino. Bene, Bella, si chiama Bella appunto, e è con lei che ha creato tutto, perché ci ha creato tutto? Perché tramite questa cavalla è arrivata la passione in famiglia. E nel ormai lontano 94, sì, perché è del 92, aveva 2 anni quando l'abbiamo acquistata. E lei è stato proprio l'inizio della nostra passione. Un po' in famiglia avevamo di passione, però non eravamo mai, noi piccoli, mio fratello, non ci eravamo mai messi.
E niente, lei è la capostipite un po' del maneggio, nonché la prima ad abitare nel maneggio pure. C'è anche questo aneddoto. E lei fondamentalmente era una cavalla da passeggiata, veniva utilizzata quando abbiamo acquistato si faceva la mezza galoppina, la chiamano. Cioè colei che sprona il cavallo galoppatore a galoppare più forte. E in alcuni casi li batteva pure, quindi era anche molto temuta. Poi l'abbiamo acquistato, un carattere particolarissimo, la piccola era una pazza scatenata e adesso si gode la sua pensione dopo tantissimi anni di... Lei è la mamma di? Lei è la mamma di Naila. Di Naila. Naila è nata appunto figlia di Bella, che io ho visto nascere, e credo che Naila è nata nel febbraio 99 dovrebbe essere, sì. Il papà di Naila invece? No, è un cavallo, un selo italiano. Un selo italiano. E anche Naila ha fatto la storia con me, perché l'ho vista nascere, poi domata e tutto. E considera quando lei è nata io avevo 9 anni, quindi piccolissima. Quindi. E poi da lì è nato tutto. Ed è anche la prima cavalla che ha conosciuto, sì, chi? Ci tenevo tanto a far conoscere per la prima volta mia figlia a Bella. È stato un bell'incontro. È stato un bell'incontro. E spero che, chissà, mia figlia possa un giorno cavalcarlo, perché significa che gli allungo la vita di almeno altri 4-5 anni. Lo speriamo tutti. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Mettete un like e seguiteci. Esatto. Vedesi invece col suo Raven. Allora, lui si chiama Raven Mokuzu Mokroi. Come? Raven, significa Raven, il battito del mio cuore. Ok, così è più chiaro. È in gaelico. Ha 6 anni ed è buonissimo, molto tranquillo come puledro, tanto carico, però si comporta bene. Sì. Cosa fai con lui? Allora, l'ho preso che non sapeva fare nulla, ora salta, fino a percorsi di un metro l'ha fatti. E progetti per il futuro? Speriamo il meglio. Cioè, di sopravvivere. Sì, esatto. Va bene, grazie Daisy. Di nulla. Ok, invece adesso siamo qui con Agnese, che è la Amazzone di Nuvoletta. Che in realtà penso non sia solo il nome, giusto? No, in realtà sì, c'è tipo tre nomi. Si chiamava Luna. No. Vabbè, no. Andiamo. Allora, io sono Agnese, lei è Nuvoletta. Che mangia? Che mangia, perché non so fare altro. Niente, io praticamente la monto da quasi un anno, perché facciamo un anno il 23 febbraio. E niente, praticamente si può dire che l'ho cresciuta io, perché cioè, non sapeva saltare prima di me. L'ho trovata che non guardava nemmeno le crociate praticamente. Ora salta, a quanto pare quando l'avevo già fatto da 90 l'altro giorno, che sono veramente molto, molto felice, molto contenta. Sono molto fiera di me. Niente, lei ha 12 anni, no, 11 anni li fa a marzo, il 9 marzo. È femmina ed è una araba, anglo-araba sarda. Ah sì? Sì, anglo-araba sarda. Eccola, si fa presentare. E come carattere invece? È molto calda, sì. Molto calda, a volte sgroppa, però invece mi diverto con lei. È molto bella, vero? Sì. Grazie, niente. Adesso invece siamo qua con Martina, che è l'Amazzone di Diablo. Buongiorno, io sono Martina, lei è Diablo, è una cavalla anglo-europea, ha 8 anni, è bravissima, molto sensibile e ha sempre tanta voglia di lavorare e fare tutto bene. Poi è una mangiona perché mangia tutto il giorno, è molto coccolona. Sì, è bravissima, ed è anche molto bella, se può vedere meglio. Diablo. Ciao ragazzi, sono Chiara. Lei è Zaira, è la mia cavalla pony, a febbraio fa 10 anni, salto ostacoli insieme, gli ho fatto qualche garetta sugli 80 ma niente di che. Come cavalla poi è, diciamo che è molto in fondo e dolce, molto molto in fondo.
pensate di fare o di raggiungere con lei nel futuro? Tra qualche mese con lei dovremo prendere il brevetto. Vorrei arrivare almeno alle 100-110, perché anche se è piccolina, è 1,49 m, quindi buoni. Salta molto alto e ha molti mezzi. Sì, veramente, lo sottoscrivo anch'io, okay. È veramente troppo carina. Grazie, grazie. La facciamo vedere un pochino? Sì, sì. Ma che carina, è troppo bella, veramente. Come razza non è di razza come cavalla, è un incrocio tra un cavallo trottatore e un paint, quindi monta americana. Quindi non c'entra niente, ma è talento naturale proprio. Esattamente, tutta la farina del suo tacco. Grazie. Adesso invece ci troviamo con Vincenzo e Marajà. Marajà è un cavallo di 5 anni, acquistato quando aveva 5 mesi, cresciuto io, addestrato io. Lui rappresenta un membro della nostra famiglia, è il mio medico personale, è colui che mi ha aiutato e mi aiuta nei momenti più difficili, quindi mi dà tanta forza quanto serenità. Io e Marajà lavoriamo 5 giorni su 7. Devo dire che sono molto felice di Marajà, perché vedere un arabo tra gli ostacoli non è usuale. E quindi questo mi dà molta gioia. E con ottimi risultati, direi, eh? Con dei risultati importanti, devo dire. Risultati importanti. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, mi piacerebbe trovare un ragazzo bello, un ragazzino bello tosto. Eh già. Per far montare Marajà, portarlo in gara e io nello stesso tempo cominciare l'addestramento di un altro cavallo, un po' più alto, un po' più grande. Già visto Anita, l'abbiamo già sentita, avete già visto Ecolord, ma non avete già visto Davide, che è l'ex cavaliere di Ecolord. Okay. Che cazzo devo dire? Dai, dici qualcosa. Poi taglio, forza. Era l'ex cavalliero, cioè il mio ex cavallino è ancora vivo, è ancora in vita, fortunatamente. Per quanto tempo l'hai montato? Abbiamo fatto 3 anni insieme, mm-hmm. Abbiamo fatto tante cose belle. Tipo? Abbiamo fatto tante gare. Ci ha preso il primo grado. Ci ho preso il primo grado. Poi? Abbiamo fatto tanti campionati regionali. Tante vittorie. Tanti momenti indimenticabili. Si unisce anche Dario. Che è il papà di Davide. Quello che ha pagato Ecolord. Quello che ha pagato Ecolord e che si appresterà a pagare un altro cavallo. Sorridi, Dario. Voglio piangere. Va bene. Quindi progetti per il futuro li abbiamo appena svelati. Cioè? Cioè un cavallino nuovo. Che forse, ignoto, che forse già l'abbiamo trovato, giusto? Ignoto, non si sa. Ignoto, ignoto. Va bene, cavaliere lo sappiamo, cavallo ignoto. Il cavallo non si sa, il cavaliere si sa. Va bene. Ok, grazie per la tua partecipazione, finalmente hai fatto questo video. Saluta tutti, saluta a casa. Ciao. Ciao casa. Ciao. Ringrazio. Perché sto facendo Vai, vai avanti. Io vi ringrazio di aver visto questo video, spero tanto che vi sia piaciuto. Ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato, sia per la loro presenza che per avermi permesso di presentare i loro cavalli. Ringrazio come sempre il Circolo Ippico Taitu di avermi permesso la realizzazione di questo video. Ringrazio anche questo pony finto che ho chiamato Giovanni adesso. Perché per Giovanni? La sua presenza, non lo so, l'avevo chiamato Giovanni già un'altra volta, quindi è Giovanni.
E nulla, vi ricordo ancora una volta, se vi va, di iscrivervi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video.